Per la seconda prova del campionato ACXI di karting del campionato sardo ci troviamo oggi a Villanova Franca nel circuito di San Lorenzo. Buona la partecipazione dei piloti, è una bellissima giornata calda e ora andiamo a presentare le piccole interviste dei piloti. Pedettori qui a Villanova Franca, qualche imprevisto oggi, che è successo? Qualche imprevisto, non era così imprevisto, ci siamo divertiti lo stesso, però ci sono state le solite scaramucce con le altre categorie, alla fine ci siamo divertiti, insomma si accetta il fatto che è così il campionato e quindi si va avanti lo stesso. In sintesi, cosa è successo nella prima manche? In sintesi è successo che... Senza andare troppo più di sottile. No, dai, è tutto è nato alla partenza perché purtroppo si sono incartati all'inizio e io ho guardato il semaforo, ho detto non si era ancora spento, al che ho alzato la mano e nel mentre si stavano salendo a vicenda uno sopra l'altro, perciò ho detto magari non la dà, e invece poi mi sono visto superato da tutti, ho detto l'ha data, la partenza l'ha data, il semaforo si è spento e quindi ci siamo trovati più indietro di quanto dovessimo stare. Secondo te in quel caso bisognava interrompere la partenza e fare ancora un giro di ricognizione? Ma non per me, per il ragazzo che è saltato sopra l'altro, perché poteva farsi male, cioè alla fine un giro non cambia così tanto, ci si riallinea. Gara 2 lì, gara 2 si è stati molto più attenti, un po' troppo lenti secondo me, però almeno non ci sono stati problemi. Giuseppe, risultato finale di gara oggi? Primo di categoria e quarto assoluto. Ricorda terzo che assoluto. Tu partecipi nella 125 Rotax Max. Mauretta Manai qui a Villanova Franca, la gara molto in salita oggi, come mai, che è successo? Vabbè, a parte abbiamo avuto un weekend molto difficile, rotture varie del motore, un po' di tutto, stamattina ci sono mangiati tutti i cavi della centralina, comunque in gara 1 sono arrivata terz'ultima e anche in gara 2 ero quart'ultima, però mi sono girata, ho frenato troppo, mi sono girata e quindi mi sono dovuta accontentare. Comunque un piazzamento brutto in entrambe le manche oggi. Sì, una giornata no, da dimenticare. Un Salvatore Palermo qui alla seconda prova di campionato ACXI a Villanova Franca. Salvatore, com'è andata? Nel complesso mi sono divertito, il problema è che mi si è spento il kart in partenza e quindi mi hanno sfilato tutti, ho dovuto fare una gara in salita. Non mi lamento, sono arrivato sesto e secondo di categoria. La pista di Villanova Franca, tu la conoscevi già? Sì, ho corso qualche volta l'anno scorso, una pista divertente, non semplice, nasconde delle insidie, però è veloce, quindi bella, mi piace. È un percorso leggermente in salita o in discesa, se lo mettiamo al contrario? Sì, ho qualche discesa e qualche salita e questo diverte molto i piloti. Sebastiano Solinas qui a Villanova Franca ha fatto la 125 Super Tag. Sebastiano, problemi oggi? Sì, ho avuto qualche problema in mattinata nelle warm up che non l'ho potuto disputare, quindi sono entrato a fare le qualifiche e ho dovuto rodare purtroppo. Dopo che ho rodato, quindi ho fatto l'ultimo tempo, sono partito nella manche 1 ultimo e ho fatto secondo. Nella seconda è andato tutto bene, sono partito secondo e ho vinto. Con Lorenzo Sanna, Villanova Franca, la seconda prova di campionato ACXI, una bella gara. Sì, una bella gara, un sacco di problemi, purtroppo abbiamo avuto qualche problemino in settimana, non siamo venuti a provare, siamo venuti solo ieri, però devo dire più che altro una prestazione del team che mi ha messo in condizione di arrivare secondo. Villanova Franca con Capedu William, una gara buona, vero? Diciamo buona, dato il fatto che eravamo un po' indietro col setup del telaio, gomme nuove per noi, essendo passati di categoria, però ci siamo messi bene per gara 2, abbiamo fatto una bella garetta, non ci lamentiamo veramente. Yeah.
Prova franca, Cristian Pava ha fatto la 125 KZ2. Una gara molto sfortunata, vero? Specialmente in partenza. Abbiamo fatto un terzo posto in qualifica. In gara 1 abbiamo sbagliato delle cose, soprattutto la partenza. Abbiamo ripreso il passo anche in gara 2, che abbiamo fatto sempre un terzo posto. Con Daniele De Martis, che ha corso nella 60 qui a Villanova Franca, la gara molto sfortunata. Che è successo? Allora, oggi ho sbagliato le qualifiche perché per colpa di un pilota che stava andando, e praticamente l'ho superato dopo molti giri, e quindi ho sbagliato le qualifiche e non ho fatto il tempo e mi sono qualificato settimo. In gara 1, con tutta la fortuna che potevo avere, sono rimontato di 2 posizioni in quinta. E poi in gara 2 sono partito male perché il mio compagno di team Giuseppe Biti, che era settimo, cioè dietro di me, ha fatto una bellissima partenza e mi si è affiancato insieme al sesto, che era numero 9, Augusto. E purtroppo ho battagliato con il numero 1, che era Giuseppe, mio compagno di team, però alla fine l'ho sorpassato dopo molti molti tentativi di sorpasso e ho terminato quinto. A Villanova Franca, Alessandro Murru, 2 primi posti nella classe 60. Alessandro, la gara è andata benissimo, siamo riusciti ad essere i più veloci il sabato e anche sulle prove libere di stamattina, e a riuscire a fare il primo posto con circa 2 decimi di vantaggio e poi di riuscire a vincere sia gara 1 che gara 2. In gara non hai avuto problemi, vero? All'inizio, nella seconda partenza, sì, perché c'era il mio compagno di squadra all'esterno, era quasi avanti a me, però visto che era l'intera sono riuscito a passare io, peraltro no. Come hai trovato la pista di Villanova Franca oggi? La pista perfetta per condizioni, però io sono sempre stata molto sfortunata qua e finalmente sta tornando la fortuna. Questi da Marco ha corso nella 60 mini oggi. Marco, com'è andata? Per le prove libere è andata bene, per la qualifica ho fatto il penultimo tempo e in gara 1 sono uscito fuori pista. Ti sei divertito oggi nonostante il fuori pista? Sì. Domenico Campus qui a Villanova Franca, una bella gara? Sì, è stata una bella gara. Abbiamo fatto la pole, poi gara 1 è andata bene, primo, invece gara 2 è stata molto faticosa. Con chi hai dovuto lottare? Con Solinas. Osso duro? Sì. Con Silvio Calza qui a Villanova Franca, una gara sfortunata a metà, come mai? Che è successo? Allora, le qualifiche sono andate molto bene perché ho fatto un terzo tempo, però non avevamo trovato ancora l'assetto giusto. Poi invece in gara 1 purtroppo mi si è rotta la catena, allora mi sono dovuto fermare. Poi invece in gara 2 un po' rimontato perché sono partito ultimo e sono arrivato settimo e sono contento.